Ciao, vediamo in questo video il meccanismo di difesa della iperlogicità. Le persone iperlogiche sono quelle che tendono a comprimere le emozioni, tendono a precludersi ad esempio l'innamoramento, a precludersi il coinvolgimento affettivo, il coinvolgimento emotivo. Non lo fanno per cattiveria, lo fanno per meccanismo di difesa. Il meccanismo di difesa consiste nel fatto che, siccome a suo tempo, ogni volta che c'è stato un coinvolgimento affettivo, un coinvolgimento emotivo, magari proprio all'interno della famiglia d'origine, la persona ha vissuto una sofferenza, ha vissuto una sanzione, ha dovuto pagare dazio, e la parte logica, che è quella che non vuole soffrire, perché per la parte emotiva piacere e sofferenza possono essere la stessa cosa, la parte logica a quel punto prende il controllo della situazione, fortificandosi, sviluppandosi un'iperlogicità che blocca le emozioni. Questo però alla lunga diventa un meccanismo di offesa, perché ci fa più male che bene, perché se poi cerchiamo di comprimere le emozioni, intanto per un po' le comprimeremo, poi non riusciremo più, perché le emozioni sono come uno tsunami, sono come un fiume in piena. E allora se noi le blocchiamo su un'area, le emozioni sfociano su altre aree, magari ci fanno venire, che ne so, dei pensieri ossessivi di morte, ci fanno vivere dei malesseri, delle paure, delle ansie, delle angosce. E quindi, come dire, defluiscono in modo diverso. Quindi l'iperlogicità ha questi due effetti nefasti. Uno, che non ci fa vivere emozioni positive. Due, che lascia campo libero alle emozioni, perché tutto ciò che viene compresso si fortifica. Quindi se ci vediamo iperlogici, dobbiamo un po' prenderci una vacanza emotiva, lasciarci concederci il rischio di vivere un'emozione. Perché se riusciamo a viverci un'emozione tranquilla, anche se potremmo soffrire un po', dobbiamo correre questo rischio, le emozioni vanno gestite. Se riusciamo a fare questo, sbloccare questo meccanismo di iperlogicità, riusciremo sicuramente a vivere meglio, più in armonia con noi stessi e con gli altri, avere relazioni più significative ed appaganti. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda, postata nei commenti e di ricevere un video di risposta. Per questo video è tutto, al prossimo, ciao!